Francesco rinuncia a recarsi nelle Puglie e si impegna a conformare la sua volontà a quella divina. Così Tommaso da Celano, nella vita prima, ci consegna il sentimento del cuore di San Francesco dopo il fallimento di non poter essere cavaliere. La rinuncia sarà stata grande, la delusione altrettanto. Forse si era veramente illuso, aveva riposto quindi fede in questo sogno. E come lui, forse anche a noi è capitato di vedere frustrato il nostro desiderio, il nostro segno, il nostro sogno, deluso. Ebbene, anche noi, come San Francesco, abbiamo due possibilità. Di fronte alla delusione possiamo rimanere centrati su questa, considerare quanto è stata ingiusta la vita a deluderci, o quanto è colpa degli altri se non siamo riusciti a realizzare il progetto che ci eravamo prefissi. Dopotutto una colpa va data, un colpevole è facile da ricercare. Oppure cercare, o per meglio dire accogliere, un nuovo progetto. Partire non dal fallimento, ma da quella costruzione crollata, utilizzare quelle pietre per realizzare altro. E in questa possibilità mi sembra, e propongo a voi, le parole che San Francesco utilizzò nella sua predica nel Monte Feltro, nel maggio del 1213, quando in piedi sopra un muretto tenne una predica, piuttosto lunga probabilmente, ma che aveva questo ritornello: «Tanto è il bene che m'aspetto, ch'ogni pena m'è diletto. Sono così tanto sicuro che Dio è provvidente nella mia vita, che se anche ora vivo una fatica, questa non mi potrà condizionare, non potrà essere l'ultima parola». Quindi Francesco cerca Cristo nell'intimità di una grotta, a poca distanza dalla città di Assisi, e si fa accompagnare da un compagno. Non disdegna tutto quello che è stato vissuto, non rinnega probabilmente la sua vita, però cerca un significato nuovo e cercherà quindi solitudine, intimità, ascolto. Lui che era sempre stato e rimarrà attento alle relazioni, non dobbiamo dimenticare che è un mercante, si forma in una famiglia di mercanti, viene chiamato il re delle feste, amava circondarsi di relazioni e per quanto sappiamo era attento anche alla sua apparenza, a come vestiva. Sappiamo che vestiva in modo molto ricercato, voleva essere notato. Ma tutto questo si cambia. Sente che forse non basta. Quante volte anche noi abbiamo sperimentato che, nonostante l'abbondanza e la bellezza di tante relazioni o di tante situazioni, il nostro cuore non si è riempito come speravamo. Non è sbagliato, ma non basta. C'è sempre un di più. Una sana nostalgia è seminata nel nostro cuore, un desiderio di infinito che solo in Dio trova appagamento. Non sarebbero fuori luogo le parole di Sant'Agostino: «Hai fatto il nostro cuore inquieto finché non riposa in te». E chi di noi non ha bisogno di riposare in un amore, in una storia che sostiene, motiva, giustifica la propria esistenza? Perché vedete, e lo sapete meglio di me, la conversione non è semplicemente un cambio repentino della propria vita. Non è dare un calcio al passato e far finta che non ci sia. Molti segni, molte ferite di quello che abbiamo vissuto, seppur anche peccato, seppur fragilità, seppur debolezza, ci rimangono non come ferite aperte, ma come cicatrici. Ci ricordano che quelle cose ci sono servite, se non altro ci hanno fatto sentire che non era quella la nostra vita,
non poteva passare solo di lì. Per dirla con il Vangelo, con le parole di Matteo, Francesco di Assisi aveva molte perle, ma comprese che doveva cercare la perla preziosa. Doveva essere disposto a vendere tutto per avere l'unica cosa che serve, l'unica cosa che riempiva il suo cuore. E mi piace pensare, senza forzare troppo la mano, che Francesco rimane un mercante, forse anche nel suo rapporto con Dio. Lui conosceva molto bene che bisogna relazionarsi in modo garbato con il cliente. Sapeva che bisogna convincere l'acquirente. Per dirla in poche parole, spendere poco e guadagnare molto. Aveva bisogno di questo. Non vogliate, fratelli, pensare che vada oltre, ma proviamo a pensare quando Gesù chiamò i suoi lungo il mare. Gli disse: vi farò pescatori di uomini. Quella sola cosa sapete fare, pescare. Ecco, quello farete, ma in modo diverso. La conversione è proprio questo. Fare la stessa cosa in modo diverso, con un amore che totalizza la propria vita, con un cammino che giustifica. E questa volta però non lo fa nel mercato chiassoso, non lo fa in un luogo di voci o di gesti, lo fa nell'intimità, in quella solitudine che tante volte ricercherà nella propria vita. Relazione sì, ma intima e personale. Quanti dei nostri luoghi, fratelli, parlano di questi silenziosi colloqui di Francesco con il Signore? Penso allo Speco di Narni, penso a Fonte Colombo, la selva intorno all'eremo delle carceri e la Verna. Lì, intimamente solo con il suo Signore, si è lasciato scrivere nella vita la volontà di Dio. Non ha anteposto la sua fatica o il suo limite, ma da quello ha consentito a Dio di scrivere nella sua vita. Per Dio tutti i luoghi sono uguali. Dio parla in qualunque ambito e a qualunque cuore. Ma siamo noi che non sempre riusciamo a sentire quella parola. Perdonatemi se ora cito una storia che molti di voi avranno visto, perché è una serie di film dell'immediato dopoguerra, Don Camillo. Chi di noi non lo ha visto? E chi di noi non si è un po' meravigliato del sapere che questo prete, semplice, irruento, non sempre equilibrato, aveva però la possibilità di parlare con il crocifisso, e anche lì solo quando lui era solo, intimamente solo, con il suo Signore. Ma c'è un episodio che rende bene l'idea. Dopo che Don Camillo è stato riconosciuto come un rullo compressore perché aveva rovesciato dei tavoli su dei giovani, il vescovo prende la ferma decisione di redarguirlo e lo confina a Montenara, una parrocchietta sperduta. Lui non porta dietro niente se non quelle quattro cose che poteva avere. Ma la cosa deludente per lui era che il crocifisso non parlava più. La sua solitudine non era più abitata dalla voce di Dio. Lui non riusciva più a sentire la voce di Dio e pensava che fosse Dio a tacere, al punto che in un modo forse riduttivo, sicuramente immaturo, torna a Brescello a riprendere il suo crocifisso, quel Cristo che gli parlava. È sorprendente. Appena gli rivolge la parola, subito lo sente rispondere. E cito a memoria, a braccio: come, Signore, tu sei più vicino a Brescello che a Montenara? No, Camillo, si sentì rispondere, è che qui tu sei più vicino a te stesso. Io non ho mai smesso di parlarti, ma tu non mi sentivi, perché tu ascoltavi un'altra voce.
tu macinavi e rimacinavi i tuoi pensieri. Qui, Camillo, tu sei più vicino a te stessa. Ecco, è questa l'intimità che San Francesco cercava. Un silenzio non fatto di assenza di parole, ma di totalità di ascolto. Un tempo, uno spazio in cui ascoltare prima ancora della voce di Dio il desiderio del suo cuore. Quindi starebbe a noi, oggi, assecondare il desiderio di Dio, fare sì che si crei uno spazio, un luogo teologico, oserei dire, in cui lasciarsi incontrare da Dio. Dio che rivela, sì, la povertà del nostro cuore, potrebbe metterci davanti anche la fragilità di alcune nostre scelte. Potrebbe permettere anche di riconoscere che la nostra volontà è debole e fragile. Ma non perché vorrà generare in noi un senso di colpa, non perché vorrà convincerci che non valiamo nulla, ma per farci fare esperienza che senza di Lui non possiamo far nulla. Ma se noi tendiamo la mano, Lui prontamente la afferra e ci porta lì dove è veramente la nostra pace, il suo cuore. Verrebbe quasi da mettere in evidenza le parole di San Paolo: quando sono debole è allora che sono forte, perché non confido più in me stesso, ma in colui che mi dà la grazia. Anche perché, fratelli e sorelle, la storia della salvezza non ricorda nessuno che si sia convertito per i castighi dell'inferno o per la paura del castigo. Ma quanti santi della nostra famiglia ed oltre si sono convertiti, hanno deciso di seguire Cristo per la bellezza del paradiso, nel sentire che la nostra vita aveva un senso e che è possibile vivere per Cristo, non perché siamo capaci, ma perché ne abbiamo bisogno, non perché riusciamo a contenere nel nostro cuore Dio, ma perché è Dio che allarga la misura del suo cuore e ci accoglie. Allora il centro della nostra riflessione non potrà mai essere quanto sono debole, ma quanto Dio mi vuole bene. La luce non ha bisogno delle ombre, ma quante volte abbiamo apprezzato una luce dopo aver sperimentato le tenebre? Quante volte abbiamo bevuto un bicchiere d'acqua pur avendo tanta sete, e abbiamo sentito che era l'unica cosa che desideravamo. Il bisogno non è necessario, ma alle volte può essere strumentale per farci capire meglio. Per concludere, quando usciva dalla grotta, si accorgevano che lui era cambiato. Si accorgevano che la sua vita aveva avuto una svolta. Quell'incontro era diventato per lui qualcosa di fondante. Proviamo allora a pensare che queste siano le stimmate, un'anticipazione delle stimmate. Lui forse non se ne accorgeva, ma gli altri le vedevano. Non sta a noi, fratelli e sorelle, andare in cerca di qual è la nostra sofferenza, di qual è il segno distintivo del nostro essere cristiani. Ma lasciamo a Dio di scrivere nella nostra vita. Lasciamo a Dio la possibilità di usarci. Lasciamo a Dio la possibilità di fare in noi cose grandi. Allora sì che la nostra vita diventerà bella. Non perché saremo stati capaci di fare cose grandi, ma perché saremo stati disponibili. E quindi, come Francesco esultava dell'incontro con il Signore, così possa accadere anche a noi. Anche perché, se non ci lasciamo stigmatizzare, se non ci lasciamo segnare dal suo amore, la nostra vita non sarà mai cristiana, non sarà mai cristificata. Anche qui, non lo pensate come un dovere, pensatelo come una possibilità. Lasciate a Dio la possibilità di amarvi.
anche perché, lo sapete meglio di me, ci vuole molto più coraggio a lasciarsi amare che amare in prima persona. Quando siamo noi ad amare, siamo grandi, ma quando dobbiamo accogliere che siamo amati nonostante la nostra fragilità, allora lì sperimentiamo veramente l'umiltà, che non è pensare in piccola, ma pensare secondo Dio. Sia lodato Gesù Cristo.